Ed è arrivato il primo pareggio stagionale di Casa Fiorentina contro l'Empoli. Paolo Sousa non si nasconde, sono due punti persi. Alle porte l'Europa League, ma Andrea Della Valle non ha dubbi, quest'anno in primis il campionato. Ripartiamo da qui, dalla copertina di Fabio Ferri. Chi sceglieresti tra la mamma e il papà? Domanda viscida, risposta su cui si potrebbe scivolare. Tutti e due è la risposta che più o meno tutti hanno dato negli anni della gioventù e che con molta più esperienza da oggi Paolo Sousa non sceglierà mai l'allenatore lusitano che continua a pianificare la stagione, tenendo conto di tutti gli impegni dei Viola, dall'Europa League al campionato, passando per la Coppa Italia. Qualche bambino, per la verità, con l'innocenza di chi non vuole fare un dispetto a uno dei due genitori, un preferito ce l'ha sempre avuto e quindi ha risposto e ad esprimere una preferenza, anche lui dall'alto di qualche primavera in più rispetto a quelle di un bambino, è stato Andrea Della Valle, che ha detto in primis il campionato, la mamma di tutte le competizioni. La scelta però rimane insidiosa, perché faticare tanto in stagione per raggiungere l'Europa se poi l'obiettivo continentale non interessa? Oppure perché scegliere la Coppa nell'anno in cui è legittimo sognare un acuto in campionato? Nel post di Fiorentina-Empoli così ci si scervella per dare una risposta logica a una domanda che la logica la fa vacillare, per dare una risposta che in realtà arriva più dal cuore che dalla mente. Il 2-2 con i cugini empolesi certo fa venire strani dubbi alla Firenze calcistica. Se Suarez, Rebic ed altri comprimari non sono all'altezza dei titolari, forse sarebbe meglio concentrare le energie di questi ultimi su di una delle due competizioni? Sousa fa il bambino politically correct, un tempo si sarebbe detto fa un po' il democristiano e non sceglie, perché non scegliere è la sua forza, perché vincere aiuta a vincere in qualsiasi competizione in cui ci si riesca, perché per essere grandi bisogna riuscire a conciliare tutti gli impegni, ma soprattutto perché mettere le mani su di una sola competizione potrebbe far sì che a fine anno, sia nella mano sinistra sia in quella destra, ci sia solo un pugno di mosche, finale già visto nella scorsa stagione. Tanti temi anche questa sera, è un ricco studio. Buonasera, ben ritrovato Leonardo Petri. Salve, buonasera a tutti. Con noi Mario Cecchi, con un passato insomma come allenatore della Primavera dell'Empoli, attuale invece allenatore dello Scandicci. Sì, ciao, buonasera. Giorgia Motta, giocatrice o meglio difensore della Fiorentina e della Nazionale. Emiliano Bigica, ovviamente ex Viola ma attuale allenatore dell'Under 17 dell'Empoli, e con noi anche una rappresentanza come sempre dei Viola Club, i Viola Club Firenze ovunque. Io saluto il presidente Riccardo. Sì, buonasera, il mio vicepresidente Riccardo e la consigliera Giada. Ecco, quindi insomma giustamente noi diciamo anche l'organigramma, perché sì. Ogni Viola Club ha il suo e ogni Viola Club ovviamente cerca sempre di portare avanti, anche se non semplice magari, forse più semplice in questa stagione. Ma più che altro ci sono tanti impegni, adesso giovedì andiamo a Basilea, lunedì andiamo però a c'è anche Reggio più entusiasmo. C'è più entusiasmo, risultati, finché ci sono risultati, ma noi siamo andati anche in Serie C, quindi siamo... A prova di bomba, sì. Il primo tema di questa sera, insomma, è legato alle parole del presidente Andrea Della Valle, suo presidente onorario. Perché? Perché comunque Andrea Della Valle non ha dubbi, e tra Europa League e campionato dice in primis il campionato in questa stagione. Non so cosa ne pensate. Ma io sono molto felice delle parole di Andrea Della Valle, che essendo credo la persona più importante in Fiorentina ha detto e ha scelto per tutti, dicendo che la priorità deve essere il campionato. Magari avverte dipendenti, che sarebbe utile, visto la formazione di ieri di Paolo Sousa. Detto questo, credo che abbia ragione nel dire che il campionato, siccome la Fiorentina in testa alla classifica c'è veramente poche volte, una volta ogni 16 di media a questo punto del campionato, io direi che ogni energia vada concentrata sulla preparazione del match di campionato, quasi con devozione. E poi in Europa League accada quel che accada. Ne parleremo con calma, vado dall'altra parte del tavolo, da Emiliano Bigica, perché sono due punti persi secondo Paolo Sousa, dobbiamo dare meriti però anche all'Empoli, soprattutto nel primo tempo. Ma insomma, i due punti persi non lo so, nel senso che comunque la Fiorentina
forse per la prima volta ha trovato una squadra che in casa sua è venuta a pressarla alta, è venuta a giocare con le stesse armi della squadra viola. E ha fatto un grande primo tempo, è normale che l'Empoli non avrebbe potuto tenere quell'intensità e quel ritmo per tutta la gara. È venuta fuori poi la classe di alcuni dei giocatori viola che sono riusciti a rimettere la partita in parità, alla fine hanno rischiato anche di vincere. Però insomma penso che ci sia stata anche qualche situazione importante per l'Empoli per andare anche sul 3-0 e il calcio è questo, ci sono tante variabili, non si può mai sapere, però ripeto, probabilmente la Fiorentina non si aspettava un Empoli così sfacciato, ecco, tra virgolette, all'Artemio Franchi. Quindi ha peccato forse di presunzione, così come anche ha scritto Leonardo Petri sulla propria pagina Facebook, tutti possono andare a leggerla? No, secondo me non ha peccato di presunzione. Io penso che un allenatore, quando ha una rosa a disposizione, cerca di tenere tutti gli effettivi vivi, e il fatto che la Fiorentina sia in corsa su più fronti può dare la possibilità a tutti di giocare, di trovare spazio e di convincere l'allenatore a credere nel giocatore. E ieri probabilmente ci sono stati forse troppi cambi nella formazione, e dopo la sosta ci sono sempre partite un po' pericolose, ecco, che ti possono creare qualche difficoltà. In più c'erano state le nazionali e personalmente probabilmente non avrei cambiato molto, ecco, anche perché, come diceva Leonardo, effettivamente quando si è in testa nel campionato italiano non capita tante volte ed è giusto battere il ferro quando è caldo, ecco. Mario Cecchi? Ma credo che nel calcio non c'è mai una riprova. E quindi non sono d'accordo io su quello che hanno detto Emiliano e Leonardo, perché la Fiorentina è una grande squadra, oppure lo vuole essere, e quindi una grande squadra, secondo il mio punto di vista, deve correre su tutti i fronti, e fa bene secondo me, e lo ha fatto fino ad ora, e gli abbiamo detto anche che ha fatto bene fino ad ora a fare questo turnover, perché ci sono tanti impegni. E non è che quando c'è una partita sottotono per forza si deve dire che magari l'allenatore ha sottovalutato un po' la partita. Ci sono anche gli avversari, l'Empoli ieri ha fatto una grandissima partita, ci ha messo in difficoltà, e quello che volevo dire prima, non è detto che se ci fosse stato altri giocatori nel primo tempo la Fiorentina non poteva essere in difficoltà lo stesso. Non c'è una riprova nel calcio, e quindi è stato bravo poi l'allenatore ad aggiustare in corsa, non tutti lo avrebbero fatto, e ha riequilibrato la partita. Probabilmente da ultimo la poteva anche vincere, no Leonardo, la poteva anche, forse non l'avrebbe meritato. Però è giusto un pari, dai, un pareggio ci può stare. Tra l'altro 2-2 pronosticato in una trasmissione radiofonica, Radio Blu, forse se non sbaglio, da Emiliano Bigica, quindi se azzecchi tutti i pronostici ti facciamo fare anche quello contro il Basilea. No, dico, premesso che in realtà poi il vantaggio dell'Empoli è venuto da un fuorigioco abbastanza evidente, e quindi la partita è stata un po' condizionata da quello. E detto che l'Empoli nel primo tempo comunque ha legittimato il vantaggio, lui ha parlato da allenatore, perché la Fiorentina ha dei giocatori insostituibili, dei titolari e delle riserve. Non è che la rosa sia omogenea, onestamente. E io ti dico che Kalinic in questo momento, esattamente come Higuaín al Napoli. Sì, sì, allora, andiamo per gradi. Ne parliamo tra pochissimo. Ci sono sempre in una squadra, su questo sono d'accordo Leonardo, ci sono sempre all'interno di una rosa, di una squadra, ci sono sempre quei 5-6 titolari che non li fa l'allenatore, ma li fa l'allenatore e la squadra. Quindi anche la squadra, ecco, che quindi insomma sono insostituibili. Ci sono però essere. Secondo il mio punto di vista, forse Paolo Sosa ieri in mister ha deciso probabilmente così, perché ha ritenuto molto importante anche la partita di giovedì, perché per la Fiorentina la partita di giovedì è da dentro fuori, e quindi ha ritenuto opportuno cercare di dare un po' di fiato anche a quei giocatori che erano stati anche in nazionale. Giorgio Motta, che insomma nella tua carriera che sta proseguendo hai vinto tanto, hai vinto scudetti, hai giocato anche in Europa, ma nello spogliatoio davvero si può scegliere tra campionato e competizione europea in modo così chiaro, così netto? Guarda, a noi è capitato appunto tante volte di dover fare infrasettimana la partita di Champions
tensione poi il sabato, perché noi giochiamo il sabato, la partita di campionato, e devo dire che comunque la squadra migliore è sempre stata messa in campo in entrambe le competizioni, perché comunque poi noi non abbiamo le rose ampie come magari ci sono nelle squadre maschili, quindi comunque l'idea era quella di mettere sempre la formazione migliore, e penso sì, anche per quello che ho visto ieri della Fiorentina, anche io penso che per essere, cioè sperare essere primi in classifica, anch'io punterei tutto comunque sul campionato, cioè metterei quelli che secondo me sono gli 11 titolari, e sicuramente ci sono dei giocatori in questo momento imprescindibili nell'11 della Viola. Quindi non passereste almeno la prima fase? No. Ma la prima fase si passa se i giocatori che giocheranno in Europa League riescono a passarla, ma non credo sia... Cioè, questa è una stagione, qui si parla di questo campionato come se fosse un campionato allora, normale. Ad ascoltare... Non è normale! Andiamo ad ascoltare le dichiarazioni dei presidenti. Ma diciamo che il campionato è in primis, no? Lo sapete, siamo lì e ci piace rimanere in alto, no? Ormai è una cosa che piace a tutti, piace a me, alla città, al popolo viola. Qui avevo un bel pareggio e siccome a Firenze pensavamo di vincere 3-4-0 e ci speravo, ecco, però ero pronto domattina a ripartire con 3 gol sulle spalle e magari avere l'atteggiamento giusto per accompagnare la squadra alla prossima partita. Spettacolo e concretezza, quindi è veramente un bell'anno poi. Adesso pensiamo un attimino un po' di delusione, però ho già visto i ragazzi e il mister riconcentrati subito, perché nel secondo tempo avete visto una grande Fiorentina, no? La partita del primo tempo è finita 3-0, secondo me, con la Fiorentina con uno meno. Poi nel secondo tempo ovviamente siamo calati, la Fiorentina ha messo porte fresche, però... Mentre la Fiorentina ha fatto 2 gol, anche l'Empoli ha avuto 2 grossissime occasioni. Il primo posto è dove dobbiamo stare, dove la squadra si merita di stare. Allo scudetto. Un sogno, tutta realtà. Ci crede allo scudetto? Ragazzi, io credo a una squadra che gioca bene, che ha grinta, allenata bene, con dei ragazzi che vanno d'accordo, quindi andremo più lontano possibile, sicuro. E quindi Andrea Della Valle non ha dubbi. Diego Della Valle dice: io credo in una squadra che gioca bene, che ha grinta e che ci proverà fino alla fine, insomma. Sì, ci proverà fino alla fine, a patto che... Mentre Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha detto insomma la Fiorentina pensava di fare 3 o 4, invece poi si è trovata anche in difficoltà. Dire sì, però ovviamente dire il primo tempo è fino a 3-0, per lui mi sembra eccessivo. Il gol era fuori gioco e il rigore insomma, diciamo che... andava trasformato. Detto questo, ha ragione nell'essere contento della grande prestazione dell'Empoli. Non hanno dato la possibilità all'Empoli di provare a trasformarlo. Insomma, questo va detto. Però era fuori gioco dell'Empoli. Sì, è vero. Detto questo, però abbiamo detto, così poi vi faccio commentare, Andrea Della Valle che non ha dubbi, Diego che comunque dice, vabbè, ci piace stare lassù. Ha parlato di questo anche Paolo Sosa in conferenza stampa, ha detto in pratica, insomma, non si può scegliere però fra 2 genitori. Ah sì, a scegliere. Io vi faccio una domanda, cioè papà e mamma, ok? A chi preferisci? A tutti e due, cioè noi dobbiamo darci la stessa importanza a quelli che noi amiamo, e amare è il calcio, se possiamo esserci... sulle competizioni, cioè dobbiamo lavorarci al massimo, dopo noi sappiamo, cioè dobbiamo fare dei aggiusti come abbiamo fatto certi determinati aggiusti, cioè, ma non tanto per le competizioni, più per non perdere i giocatori che sono importanti per noi. Quindi campionato, Europa League, papà e mamma, cioè non si può scegliere secondo Paolo Sosa? Guarda, sinceramente mi ha un po' stupito a me ieri, perché a parte è furbissimo e intelligentissimo, perché sa come comunicare, però in realtà noi siamo in questa situazione perché con l'Ec Poznan a Firenze lui si inventò una formazione con Verdù titolare, 1000 cambi, che creò delle difficoltà alla squadra, quindi sembrava che in realtà una scelta fosse stata fatta. Adesso invece giustamente la partita di Basilea è da dentro e fuori, oltretutto a mio avviso ci sono anche delle motivazioni personali, perché quella è una partita a cui lui tiene in particolare, soprattutto dopo la sconfitta qui col Basilea, quindi non vorrei che questa cosa l'avesse fatta più per se stesso e perché tiene particolarmente all'Europa League.
Ti vedevo sorridere, Emiliano. No, Leonardo è pirotecnico nei suoi commenti, ma va bene così. No, insomma, non penso. Sicuramente lui ci terrà a far bene a Basilea, ma ripeto, l'obiettivo principale di ieri era quello di portare a casa i 3 punti, perché alla fine poi di un campionato contano di più i punti con le piccole squadre, perché i campionati dicono questo. L'anno scorso, se non sbaglio, la Fiorentina di Montella faceva sempre bene gli scontri diretti e poi in casa ha perso dei punti con delle squadre, insomma, di medio bassa classifica, che poi alla fine, insomma, hanno pesato anche nell'economia della classifica. Quindi Paolo Sousa è sicuramente da ammirare per come parla, per come Firenze, dove lui è stato bravissimo secondo me dall'inizio a toccare le corde giuste, ha sbagliato, poteva far meglio magari nella scelta dei giocatori, confermandolo anche dicendo che probabilmente le stesse scelte non le avrei fatte, quindi si è reso anche, ha fatto autocritica, e questo gli fa onore. Da parte di Paolo, cioè, meglio lui che le scuse di Montella gli scorsi anni, e la buttava sull'ironia. Vabbè, ne parliamo, no, poi delle scelte di Paolo Sousa tra pochissimo. Mi avete, insomma, dato l'assist per parlare di Montella e volevo mi fa sorridere la battuta che ha fatto, appunto, Vincenzo Montella, comunque non mi ricordo, mi sembra a Sky, alla freccia che la Fiorentina mi ha tolto anche l'auto, per quello sono andato in smart da Roma. Guarda, per me Montella è un grande allenatore, però si sciufa su questa roba qui, perché vuol fare il più furbo dei furbi, obiettivamente a Firenze è cascato male su questo. Sentiamo anche cosa pensano i tifosi per quanto riguarda la scelta. È possibile scegliere, come il pensiero dei tifosi, la mia curva Fiesole? Ma io fin dall'inizio, quando abbiamo conquistato, diciamo, le prime posizioni, ho detto non si firma per arrivare a terzi, io voglio andare, forse se arriva a secondi meglio, lo scudetto non penso di, cioè, ci credo, ci spero, l'ultimo stava nel 68, io sono nato nel 68, quindi praticamente quando sei nato? 23 ottobre, quindi allora non l'hai 69. Per sapere se l'aveva visto, mi sei nel 69, però nel 69. Ah, no, è vero, nel 69 l'hai visto, sì, 68, sì, 69, ma era piccolissimo, vabbè, sì, io sono nato a luglio del 69, quindi sono nato comunque personalmente, cioè io ci spero, è tutto, ma non, se si arriva terzo, a me quello mi interessa, mi piace tornare in Europa. Diamo un'occhiata alla classifica con l'aiuto della regia, visto che, insomma, stiamo parlando di campionato e soprattutto delle diretti concorrenti, insomma, dei ranghi alti della classifica. Secondo voi, e so già il parere di Leonardo Petri, quindi lo chiedo, Emiliano Bigica, Mario Cecchi e Giorgia Motta, la Fiorentina obiettivamente può avere le carte in regola per provare davvero a stare lassù? Vado io? Ma la Fiorentina ha espresso in questo inizio di campionato, ha espresso un calcio importante, un calcio aggressivo, un calcio che sta facendo divertire, e ha fatto delle prestazioni proprio con quelle squadre che sono a pari punti, sotto e sopra in classifica. Parlo di Roma, Napoli, Inter. Le vedi in crescita le altre? Ma le altre hanno probabilmente delle rose con una qualità molto più alta rispetto alla Fiorentina, e non so se la Fiorentina riuscirà ad arrivare prima, ecco, però io penso che ha un calcio talmente da squadra e un collettivo talmente forte e assemblato bene, che può durare e può essere fastidiosa per le altre squadre. Quindi può lottare fino alla fine comunque, secondo anche per lo scudetto, secondo Mario Cecchi, sì o no? Poco tempo? Due secondi. Secondo me, una partita come ieri, in altri anni l'avremmo persa, e invece l'abbiamo pareggiata. La Fiorentina, secondo me, ha le carte in regola, a patto che, come dice mio amico Leonardo, a gennaio vada a prendere quei 2 o 3 giocatori funzionali
funzionali, non grandi giocatori, funzionali a quello che serve alla Fiorentina. Ora ci si ne parleremo del mercato tra poco, perché ne ha parlato anche Andrea Della Valle. Giorgio Motta, hai seguito il campionato senz'altro, sì, cosa credi? Sì, certo, lo sto guardando, credo che gioca molto bene, ci si diverte, quindi io ci crederei fino alla fine assolutamente. E il tuo Verona invece? Il mio Verona lasciamo stare, la rovesciamo e siamo primi anche noi. Restate con noi, tra pochissimo torniamo.